Già dalle 23 di ieri sera siamo impegnati nel territorio del comune di Campiglia Marittimo per tutta una serie di soccorsi che sono stati fatti in primis a autisti in difficoltà, come spesso avviene, trovarsi in difficoltà a causa dell'esondazione di alcuni rii che vengono chiamati normalmente fossi, nei fossi di irrigazione. Chiaramente la situazione è andata peggiorando durante la notte fino all'ondata di piena del fiume Cornea che si è verificata intorno alle 4:30 con un innalzamento significativo della quota del fiume e quindi l'allagamento di ampie zone di vegetazione e quindi di case che in queste zone di vegetazione si trovano. Il dispositivo di soccorso del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno è stato fortemente potenziato sia richiamando personale in turno libero che tramite il supporto della Direzione Regionale Toscana, quindi i comandi di Firenze, Lucca, Arezzo e Grosseto. Sono stati effettuati diversi salvataggi sia con i mezzi anfibi che tramite le singole squadre sul territorio. Allo stato attuale la situazione è quella di tante richieste di sopralluoghi, soprattutto per gli allagamenti delle abitazioni. Queste richieste di sopralluogo sono valutate puntualmente con personale in servizio e stiamo mantenendo una squadra di soccorso in caso in cui ci dovessero essere altre precipitazioni, quindi specialisti fluviali più l'anfibio qui sul posto.